168, mentre le definizioni sono passate da 136 a 156. Il CSM è inteso assicurare il proprio contributo al miglioramento della giustizia, avviando anche un reale processo di autorinnovamento interno, in linea con istanze emerse sin dall'inizio della consiliatura e convintamente sostenute anche dal Presidente Mattarella, proprio nell'ultimo intervento che ha fatto nel plenum, ha espresso apprezzamento per, e cito le parole testuali, le guide di riforma del regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura. La riscrittura del regolamento risponde all'esigenza di fornire al Consiglio uno strumento più organico. Grande giornata oggi. L'abbiamo rintracciato sull'autostrada, sempre in giro. Bolognetti, oggi sei stato all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Potenza. Mi vuoi raccontare un po' come hai visto questa giornata? Ma io intanto dico che è sempre un momento, credo, interessante di confronto quello che va a concretizzarsi quando c'è la giornata di inaugurazione dell'anno giudiziario, anche uno dei pochi momenti di confronto e di possibile approfondimento. È stata una giornata interessante, molto interessante la relazione del Presidente della Corte d'Appello Autera, altrettanto interessante la relazione del Procuratore Generale Lucianetti. Ecco, per esempio, il Presidente della Corte d'Appello, Vincenzo Autera, ha detto una cosa che è una sacrosanta verità: in questo Paese c'è una iperproliferazione legislativa e spesso è difficile in questa selva di norme poi capirci qualcosa. Davvero una santa verità. Così come è stato interessante il passaggio con il quale il Procuratore Generale Lucianetti ci ha ricordato che, ahi noi, in Europa, tra i 28 paesi dell'Unione Europea, l'Italia è, secondo Transparency International, è il paese più corrotto in assoluto. Dopo di noi viene solo la Bulgaria. Forse bisognerà fare qualcosa per migliorare questo stato di cose. Ci vuoi raccontare adesso un attimo quello che è stata la tua espressione in quell'aula? Beh, sono andato lì chiaramente perché noi radicali abbiamo la testa dura, come si suol dire, e da forse 25 anni con Marco Pannella abbiamo prima avvertito e poi ci siamo attivati per fare che cosa? Per dire: guardate, se continuiamo così la giustizia collasserà. Ed è esattamente quello che è successo. In questo paese c'è una bancarotta del sistema giudiziario, c'è ormai un enorme accumulo di processi sul fronte civile, sul fronte penale. Sì, ci sarà stato anche qualche miglioramento, ma la situazione è sempre disastrosa. Tutto questo si traduce in che cosa? Se mi consenti, si traduce in una patente violazione dell'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che dice che chiunque finisca suo malgrado come imputato, come vittima, ha diritto a una ragionevole durata del processo. Questa ragionevole durata dei processi c'è in Italia? Io direi che non c'è, e spesso magari ne pagano le conseguenze cittadini che prima finiscono in carcere e poi si vedono riconosciuti innocenti, ma ne pagano le conseguenze, io direi. Se poi pensiamo all'amnistia che c'è di fatto, che è la prescrizione, amnistia clandestina e di classe, anche chi magari è rimasto vittima di un reato. La macchina della giustizia va resettata. Io sono andato lì a dire che riteniamo che in questa situazione, ahi noi, occorre probabilmente un provvedimento che assume valenza di riforma, un provvedimento di amnistia, che è innanzitutto di amnistia per la Repubblica. Perché dico per la Repubblica? Perché di amnistia per uno Stato che sul piano tecnico giuridico è uno Stato criminale, perché non rispetta la Costituzione, non rispetta la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, non rispetta la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Ovviamente poi c'è un riflesso dell'amministrazione della giustizia. Il percolato di questa amministrazione della giustizia è quella che è la situazione all'interno delle nostre patrie galere, ma anche delle carceri lucane. Ecco, proviamo ad ascoltarla la voce dei sindacati di polizia penitenziaria e quello che raccontano. Quello che per esempio racconta il segretario regionale del SAP, Saverio Brienza, rispetto al modo, alla situazione in cui sono costretti a lavorare, al suo, io direi sì, alla sua sofferenza rispetto anche a tutto ciò che vede che non funziona, rispetto al suo lavoro, rispetto a quelle condizioni dei detenuti.
queste voci sono voci, temo, inascoltate, e sono le voci di servitori dello Stato che lo Stato tradisce, non mette in condizione di rispettare le leggi dello Stato. Questo, carcere, giustizia. Questo per quest'anno, ma questo è stato detto anche l'anno scorso, ecco, ma speriamo che qualche... Ricordo una famosa commedia di Edoardo De Filippo, questo l'abbiamo detto quest'anno, questo l'avevate detto anche l'anno scorso, sì, noi non solo lo diciamo, ma evidentemente per quelle che sono le nostre forze proviamo continuamente a far riflettere. Siamo quelli del caso Tortora, lo ricordo male, siamo quelli che hanno proposto un referendum sulla responsabilità civile dei magistrati, che non era un provvedimento contro i magistrati, ma era secondo noi una misura minima di civiltà. Siamo quelli che visitano da sempre le carceri per accertarci delle condizioni in cui vivono i detenuti, ma anche delle condizioni generali in cui lavorano gli agenti, i direttori. Proviamo a fare questo tipo di lavoro e lo facciamo da sempre. Avevamo avvertito che saremmo arrivati a una situazione di collasso. Certo, sono anche andato lì a ricordare che in questa regione c'è qualche criticità ambientale, che non solo violiamo la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo sulla questione giustizia carceri, ma che violiamo anche tutta una serie di direttive comunitarie per ciò che concerne l'ambiente. Penso per esempio alla questione rifiuti. Ecco, la bellissima Matera 2019, adesso non per rovinare l'immagine di Matera, che è una città straordinaria e meritava di essere capitale europea della cultura, sia chiaro, ma però ci rendiamo conto che quella città non è in grado di gestire il ciclo dei rifiuti, che i rifiuti di Matera con altri rifiuti fanno il giro di questa regione e poi magari siamo costretti a bruciarli. Dov'è il rispetto della direttiva 2008-90, c'è, se la memoria non mi tradisce, che dice che deve esserci una gerarchia, e cioè prevenzione, riciclo, differenziata. L'abbiamo rispettata? In Basilicata quella direttiva non la rispettiamo, temo che sia violata anche la direttiva quadro a tutela delle acque, e credo che ci voglia davvero molta attenzione, perché il territorio lucano... E io ci tengo questo a sottolinearlo, perché qualcuno dice no, ma allora la Basilicata è tutto un disastro. Affatto, per niente. La Basilicata è una regione bellissima, probabilmente, non lo dico per campanile, credo che sia una delle regioni più belle d'Italia. Le valli lucane, la Val d'Agri, Castelmezzano, le Dolomiti, il Pollino, la ricchezza che c'è qui in questo territorio è unica. E però ci sono anche delle situazioni di criticità che vanno attenzionate, e noi lucani in primis dobbiamo stare attenti proprio a preservare questo grande patrimonio che abbiamo ricevuto in dono e che noi dobbiamo consegnare il più possibile intatto a chi verrà dopo di noi. Magari penso anche all'acqua, no? Grazie a Maurizio e grazie alla sua venuta a Potenza, sperando che abbia convinto il Tribunale di Potenza a fare qualche cosa. Almeno ho convinto te? È già un punto di partenza buono. Grazie a te.